Volevo aiutare Giulia, darle qualcosa di concreto e farle capire che cosa stava succedendo. Nella recente udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, assassinata lo scorso maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello, mentre era incinta di 7 mesi del loro bambino Tiago, un ruolo centrale è stato ricoperto da Allegra. Questa giovane, di 23 anni, di origini italo-inglesi, ex collega di Impagnatiello all'Armani Café, ha fornito una testimonianza significativa, metà del tempo restando nascosta dietro a un paravento. Inizialmente serviva per evitare lo sguardo dell'assassino, ma poi ha deciso di farlo togliere. Voleva confrontarsi con lui, anche se lo ha trovato chiuso nella gabbia dell'aula, con la testa tra le mani, in segno di pentimento per il terribile delitto commesso. Allegra ha descritto Impagnatiello come un uomo crudele e un bugiardo cronico, capace di vivere costantemente nella menzogna senza mai provare rimorso. Ha ricostruito la loro relazione, evidenziando che l'evento scatenante dell'omicidio è stato l'incontro tra lei e Giulia. Questo incontro avvenne nel pomeriggio del 27 maggio, il giorno stesso del delitto, e terminò con Giulia che prometteva alla sua rivale di andarsene via da Impagnatiello per sempre, cercando di metterla in guardia. «Ti prego, salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bambino», scrisse Allegra a Giulia poche ore prima dell'incontro. Durante l'udienza sono stati mostrati video e audio che hanno suscitato sgomento, ma è emerso chiaramente che l'intento dell'incontro era quello di avvisare la vittima di cosa fosse davvero capace Impagnatiello. Allegra ha condiviso le rivelazioni fatte poche settimane prima riguardo alla vera natura di Impagnatiello. Ecco le sue parole. «Ho scoperto che aveva falsificato un test del DNA per farmi credere che il bambino di Giulia non era suo. Quando sono andata in viaggio a maggio, lui mi ha prestato il suo tablet e lì ho trovato il file del test del DNA. Ho visto la cronologia delle sue ricerche e ho trovato le immagini per creare il documento. Non gli ho detto niente, per raccogliere altre prove, per metterlo davanti al fatto compiuto, e poi lo dissi a Giulia. Sul presunto padre del bambino di Giulia, Ale mi raccontò che lei era andata giù a Napoli e in un rapporto occasionale una sera era rimasta incinta. Solo bugie. Lui motivava il fatto che l'accudiva perché lei era mentalmente instabile e minacciava il suicidio. A lei diceva che mi aveva lasciato». Ha inoltre condiviso la dolorosa decisione di abortire, avendo scoperto di essere incinta dell'assassino, approssimativamente nello stesso periodo di Giulia. In seguito ha ricordato il momento in cui, il giorno dell'omicidio, l'assassino si presentò alla sua porta, chiedendo di entrare, ma lei lo respinse. Avrebbe potuto ucciderla? Forse quel terribile presentimento che l'aveva colta l'ha salvata. Durante l'udienza c'è stato un brivido di shock quando è stato proiettato un video girato una settimana prima del delitto, con protagonisti il futuro assassino e Allegra. L'uomo stava cenando con la 23enne per celebrare il suo compleanno e, guardando la ragazza, disse: «A settembre mi auguro di essere ufficialmente fidanzato con te». Come già accennato, l'imputato ha seguito la testimonianza di Allegra con la testa tra le mani. Ha versato lacrime solo per un breve istante, quando il pubblico ministero ha proiettato il video del baby shower. Pochi minuti, in cui Giulia e il suo assassino annunciano il sesso del nascituro ai parenti e agli amici. La festa si è tenuta a casa di Impagnatiello il 17 marzo 2023 e durante l'evento sembrava molto felice. Successivamente è stata chiamata a testimoniare Loredana Femiano, madre di Giulia. Non è riuscita a pronunciare il nome dell'imputato, preferendo riferirsi a lui con l'appellativo «lui». Tuttavia lo ha guardato con uno sguardo carico di disprezzo. «Quando l'ho conosciuto, mi aveva fatto una buona impressione, aveva voluto conoscere tutta la famiglia. A dicembre 2022 Giulia mi ha chiamato e mi ha detto che era incinta. Piangeva dalla gioia, ma doveva ancora dirlo a lui. Dopo qualche giorno, però, mi richiamò, dicendo che era triste perché lui non voleva il bambino. Le ho detto di aspettare, e infatti, dopo pochi giorni, mi ha detto che le cose si erano sistemate. Poi, dopo che lei non c'era più, ho saputo che aveva anche provato ad abortire, ma lui l'aveva fermata. Ero stanca di vederla soffrire.
Tra di loro era un'altalena, ma noi eravamo pronti ad accoglierla con il bambino se si fossero lasciati. La donna ha evocato la gravidanza di Giulia, che non è stata tranquilla ma segnata da malesseri. Oggi si sa che questi disturbi erano causati dal veleno per topi che Impagnatiello le somministrava di nascosto, con l'intento di uccidere il feto. Ecco cosa ha detto. Lamentava sempre mal di testa, mal di stomaco, bruciori fortissimi e spossatezza. Mi diceva che aveva mangiato la pizza, ma che puzzava di ammoniaca e quel sapore lo sentiva sempre in bocca. Io lo imputavo al fatto che anche io avevo avuto tante nausee in gravidanza. La donna ha ripercorso quel 27 maggio. La mattina Giulia mi aveva chiamato da un negozio di passeggini. Era felice, faceva shopping per il piccolo. Ma nel pomeriggio non la sentii. Alle 19.30 le mandai un messaggio, ma nulla. Alle 19.30, come confermato dal medico legale, Giulia Tramontano era già deceduta. Alle 21.30, finalmente, la madre della giovane ricevette un messaggio. «Tutto ok, madre. Ho discusso con Ale, ma ora va tutto bene». Era Impagnatiello, trasformatosi nel frattempo in uno spietato assassino. Il giorno seguente scattò l'allarme, Giulia era scomparsa. Il doloroso racconto della madre continua. A mezzanotte siamo partiti. Quando sono entrata in casa a Senago, ho notato che la vasca era nera, sporca. Mi sembrò molto strano, anche la TV era piena di aloni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'assassino ha cercato di sbarazzarsi del corpo di Giulia Tramontano bruciandolo nella vasca da bagno, ma senza successo. Ha anche cercato di cancellare le tracce di sangue, pulendo la casa, anche se non abbastanza accuratamente da sfuggire alla rivelazione del luminol. Quando i carabinieri hanno spruzzato la sostanza, la casa è stata illuminata come se fosse giorno. Infine, ha testimoniato anche Sabrina Paulis, madre dell'assassino, raccontando un dettaglio atroce. Mentre scendevo le scale di casa di mio figlio, dopo la scomparsa di Giulia, notai del sangue e chiesi ad Ale «Cos'è?». Lui mi rispose «Un insetto». In realtà il sangue apparteneva alla donna incinta del suo bambino. L'udienza riprenderà il 21 marzo.